Daniele e Gabriella direttamente da Poggi Bonzi, Sari Frutta. Buonasera. Con noi dopo un anno. Sì, è la seconda volta. Veniamo. La seconda volta, sì. Come state? Benissimo, grazie ancora per l'invito a voi e a Conservizi. E ne approfitto per fare gli auguri alle mie due donne a casa, in primis Asia e Elia. Certo. E grazie. A te e Gabriella. Grazie. E ricordiamoci che anche domani è l'8 marzo. Tutti i giorni. Tutti i giorni, dell'anno. Deve essere l'8 marzo. Di marzo. Grazie mille. Grazie, grazie a voi. Adesso parleremo di arte di frutta. Vediamo gli ingredienti? Ma certo che sì, prego regia. Quindi, cosa abbiamo? Cetriolo, banana, zucchine, pomodorini, fragole, il ribes e i peperoni gialli e rossi. Quindi, possiamo iniziare. Allora, Gabriella ora ci mostra come trasformare dei prodotti già buoni anche più appetibili e artistici. Partiamo dal cetriolo e il pomodoro e vediamo come trasformare un semplice cetriolo in qualcosa di più appetitoso. Questo anche per invogliare i bambini, soprattutto i bambini, a mangiare frutta tutto, e verdura. Tutto, perché è importantissimo, perché fa bene, molto bene, in primis. Perché qual è adesso la frutta e la verdura di stagione? In questo periodo, questo è un periodo di cambiamento. Sì, perché vedo... Bravissima. Questi. I baccelli. Diciamo che ora si entra nel periodo primaverile dove ci scordiamo della verdura della invernale, quali tutti i cavoli, e passiamo a nuove... E diamo il benvenuto a quella che sarà la frutta e la stagione... La frutta e la verdura della nuova stagione. Della nuova stagione. Dove troveremo cetrioli, zucchine, baccelli, e pomodori... basilico e fagiolini, queste peperoni e melanzane, chiaramente questi saranno tutti prodotti che ritroveremo nella stagione a venire. Ecco, perché voi siete un ingrosso, sbaglio? Sì, siamo quindi un ingrosso, ricordo bene, di frutta e verdura, e vendiamo anche ai mercati. Aperti dal lunedì al l'ingrosso venerdì? È aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15 alle 19, alle 18.30. E i mercati? I mercati sono tutti mercati rionali e si sviluppano tutti nel territorio della Val d'Elsa martedì al sabato. E che cetriolo viene a rosellina questo. Ma vogliamo parlare di queste roselline? Questa è proprio un'arte. E questa è... Ma sbaglio, vedo un pinguino. Sì. È un pinguino, vero? Sì. Meraviglioso. Coccinelle. Scusi, possiamo mostrare questo pinguino? Guardate qua cosa non ha creato, guardate, è meraviglioso. E poi cos'altro crei? Allora, poi c'è questo cetriolino così con la carota. Sì. Sempre un'altra composizione floreale, rimanendo in tema primaverile. Non ci avevo mai pensato, avete capito? Cioè, puoi spiegare come hai creato questo pinguino, che da casa sono davvero curiosi? Allora, una fetta di carota. Di carota. Che li fai? Capito? Per la base. Una mozzarellina. La mozzarella. E due olive. Due olive. Siamo tutti con una ci creiamo le ali. E con l'altra la testa. L'altro pezzettino di carota sotto va a creare il becco. Benissimo. Ok. Stupendo, davvero stupendo. E queste roselline? Le roselline, il pomodoro sbucciato e con la buccia la rotola. Ah, andiamo a creare la rosellina. Non è per tutti, però sicuramente ci proverò. Sì, sono facili. Tutta roba semplice. No, magari dopo ci provo anch'io. Sono facile da farle. Sì. Ora sta andando avanti con un'altra composizione floreale, come dicevamo. Con cetriolo, carota e un pomodorino. E un pomodorino. Ecco cosa stavi facendo. Infatti ti vedevo al lavoro. Cosa significa per voi mangiare in sicurezza? Mangiare in sicurezza per noi è garantire ai nostri clienti sia la qualità dei prodotti,
ma soprattutto l'igiene nei vari passaggi che portano il prodotto ad arrivare nelle vostre case. Sono tutti passaggi importanti, dalla tracciabilità dei prodotti fino alla conservazione dei prodotti, che fanno sì che le persone possano mangiare in sicurezza quello che noi gli vendiamo. Sari Frutta, il meglio della frutta, e vi abbiamo visto con una parte del vostro staff, del vostro team. Bravissima. In quanti siete? 8. 8? Sì. Vi salutiamo tutti? Sì, salutiamo tutti. C'è Erika, Pina, ecco un bellissimo Vito, delfino. Alessandro, Erika, Daniele, e ci siamo? Quanti sono arrivato? Non li ho contati. Nemmeno io. Se ho saltato qualcuno. Speriamo, davvero. Tu fai prima, le donne siamo in 3. Cioè, capito? Si fa presto. Andrea. Gli altri 5. Ecco, loro chi sono? Andrea, Alessandro, io, Gabriella e Erika. Benissimo. Che Erika sarebbe la sua moglie. Che la salutiamo. No, non lo raccontiamo. No. lo devi dire, perché sennò E ciao Erika, ciao. Quindi quello era proprio un momento di uno dei vostri mercati? Sì. Ecco, dove si svolgono? In tutto il territorio della Valdelsa, principalmente su Poggibonsi, effettuiamo mercati rionali e poi ci spostiamo su Castellina Scalo, che è sempre nella nostra zona, e dal martedì al sabato la mattina facciamo i mercati dalle 6 alle 14. Quindi quando leggono Sari Frutta, siete voi. Siamo noi, non bravissima. Sbaglio, giusto? Bravissima. Tutta frutta e verdura fresca. Tutta frutta e verdura fresca selezionata, importantissimo. Cosa significa selezionata? E selezionare il prodotto per noi è fondamentale, è garantire che i produttori lavorino in modo, come dicevamo prima, sicuro. Questa è la coccinella. Sì, ora arrivo. In modo sicuro per garantire ai clienti un prodotto sano e dalle proprietà organolettiche considerevoli. Ecco, qui sta componendo fermi la tutti, coccinella. C'è la coccinella, adesso la voglio proprio seguire. Però ecco, come l'hai creato questo nero per i pallini? No, questo è un prodotto alimentare, sì. È un colorante alimentare, certo. Che si può mangiare, cioè edibile, sì, che edibile, si può, è commestibile, no, si può è mangiare, un certo. Colorante alimentare che è questo, che tutto ciò che si mette sul piatto, giusto, o sull'alimento deve essere edibile, se no non è più mangiare in sicurezza. Niente. Li appoggio qui questi. Ora, io prima ho detto delfini, ma li abbiamo qua, non li avevo mica visti. Cioè, sì. Li vedete anche questi delfini? Come hai creato questi delfini? Semplicissimo. Guarda, abbiamo qua... Passiamo ai delfini. Mostriamolo, quindi. Tagliamo il pezzettino, ok? Guarda, prendo questo mi taglia poco. Sì? Allora, si apre qui. È tutto semplice. Semplicissimo. E gli apriamo la bocchina. Ah, con un mirtillo, basta un mirtillo. Un mirtillo in bocca, l'occhietto e il delfino. Eccolo qua. Il delfino è pronto. Eccolo qui. Ecco, ma ci fai invece capire per bene come hai creato queste roselline? Così. Una volta che mi insegni a fare le roselline. Ho sbucciato il pomodoro, ora mi è rimasto poco. Poco. Arrotolato. Benissimo. Tutto arrotolato così. E questa è davvero un'arte, E lo metti nel cetriolo. Nel cetriolo, ovviamente scavato. Un pezzettino scavato. E da fare da base. Sì, così. E creiamo la rosellina. Ti sto chiedendo queste cose perché sono davvero... curiosita. No, ma anche da casa. È una cosa nuova. Sì, certo, con la quale possiamo... stupire gli ospiti. La rosellina è pronta. Già è frutta e verdura di qualità. Poi la presentiamo così. Frutta. Frutta. Perché frutta. Vediamo degli ortaggi. Sì. Però sono frutti. Noi molto spesso confondiamo delle verdure come verdura
dei prodotti che non sono verdura, perché i frutti hai sono... Hai fatto bene a puntualizzare questa cosa, benissimo. Poi c'è la mela fatta a fisarmonica. Anche la mela fatta a fisarmonica abbiamo, eccola qua. Anche questa si fa velocissima. Questa? Davvero? Siamo sicuri? Sicurissima. Okay. Ovviamente stiamo lavorando con i guanti. Sì, chiaramente. Sempre con i guanti. Sempre. Dopo ci spieghi quale è la frutta, sempre parlando di stagioni, quella invernale, sì. Poi in autunno, poi primavera. Solo frutta o anche verdura? Anche verdura, allora, sì, anche verdura. Allora, la frutta, quella che abbiamo durante il periodo invernale, la maggior parte sono agrumi. Agrumi. Aranci, pompelmi, mandarini, clementini, che sono due cose diverse. Le nostre clementine sono le due clementine cose completamente diverse. Sono diverse dai mandarini. Bravissima, eri preparata. Non sai quanto abbiamo parlato delle clementine. Le clementine sono senza semi, mentre il mandarino è con il seme all'interno. Quindi hai tagliato, scusami un attimo, hai tagliato la mela tutta a... A fettine. Sì, a fettine. Lo stuzzicadenti. E via. Prendi un pezzettino di mela così. A creare la cosiddetta fisarmonica. Sì. È facile anche questa cosa. È facile anche questa. È facile. E così è la base, giusto? È la base. E via. Posso assaggiarlo un pezzettino? Poverini. Vai, dopo mi butto sulle fragole. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Allora, parlavamo della frutta di stagione. Così, ecco qua. Ora concluso la fisarmonica, Gabriella. Giusto. La frutta di stagione invernale, buon appetito. Ne fanno parte. Grazie. Anche le mele, che chiaramente le pere, che vengono raccolte a fine settembre-ottobre e ci accompagnano per tutta la stagione invernale. Poi, Gabriella... Cosa manca? Manca... La fragola rosa. Oh, ecco le fragole. Questo è un prodotto della nuova stagione. Sta mostrando come crea le rose con le fragole. Già tutto qua? Sì, semplicissimo. Semplicissimo. È molto semplice, semplicissimo. Grazie per me. Grazie. Semplicissimo. Grazie. E poi c'è la pera fatta a rosellina, che c'ho con la formina. Bravissima, infatti ti stavo per chiedere cosa servono queste? Per fare quei fioricini lì. Ok, lo mostriamo come? Certo, certo. Anche perché può essere un modo per far divertire i bambini a casa. Bravissima. Così loro cosa fanno? Si divertono. Cucinano e poi mangiano tutto. Cosa fondamentale per i bambini è la frutta, che li fa bene se lo mangiano. Benissimo. E anche la verdura, frutta e verdura, un connubio perfetto. Eccolo qua, è semplicissimo. Tutte cose semplici che possono essere fatte a casa. Dato che prima non stavano inquadrando, possiamo rimostrare come hai creato con una fragola la rosa? Sì, che non ti stavano inquadrando e quindi staranno chiedendo da casa: uffa, me la sono persa. Un attimo, guardate un po', ecco, quindi la fragola si prende così, sì. Si fa dei tagliettini, ok, delle incisioni prima sulla parte inferiore, in basso, e poi e quella è tutto semplice, tutto semplice. Cioè, da oggi sarà semplice rendere qualcosa di bello anche semplice. Eccolo, semplicissimo. No, guardate che bellezza, in pochi secondi poi. Si fanno velocissima. Però con frutta di qualità. Certo. Quello sempre. Se no. Che stagione manca? C'è la stagione estiva, quella a cui stiamo andando piano piano. Ci stiamo avvicinando. Queste giornate iniziano a profumare di primavera. Dove è privilegiata la frutta. Troviamo molti frutti nel periodo estivo, tra le quali albicocche, pesche, nespole, sono tutti prodotti, uva che arriva verso la fine, le ciliegie, le fragole fanno parte della stagione primaverile, ma si trovano anche durante l'estate. E poi frutti di bosco che facevano parte della stagione invernale, ma li ritroviamo anche poi d'estate.
per quanto riguarda la verdura, proprio verdura, si parla delle insalate. Andiamo nel periodo certo. dove preferiamo mangiare insalate, perché con il caldo, anche per la prova costume, servono. Già. A proposito del mangiare in sicurezza, vi ricordo che è un progetto che fornisce al consumatore una selezione di attività che, oltre a seguire le normative vigenti in materia di sicurezza alimentare HACCP, hanno aderito volontariamente ad un protocollo restrittivo mirato a garantire massimi livelli di attenzione per igiene, procedure di conservazione e lavorazioni, formazione del personale a tutela della salute dei consumatori. Per qualsiasi informazione abbiamo il sito, come sempre ovviamente, www.mangiareinsicurezza.com. Benissimo. Chissà quante volte avete consultato il sito. Sempre. Quante volte, no. Quante. Adesso ci divertiamo a dare qualche altro consiglio sul come lavorare e creare questa frutta che si trasforma in arte con te, no? Sì. Prego. Prego, Gabriella, sono... Allora... Io mi avvicino perché se vuoi provare a farmi fare qualcosa, io... Prova a fargli... Ci sono, sono pronta. Tieni, io reggo questo. I miei fiori. Allora, che volevi provare? Pomodoro? Sì. Questo? Iniziamo dalla cosa più difficile. Brava, no, ho preso proprio quello più difficile. Non è difficile. Ok, quindi? Senza guanti, mi perdonate? Sì. Vai. Va bene? Ok, così giro deve, cioè, con questo deve andare fino in fondo. Fino in fondo. Proviamo, ok. Ok. E così? Sì. Allora, brava. Vi posso garantire. Dai. Dovessi riuscirci io. Poi se non riesci ad andare fino in fondo va bene. Appunto. Quindi adesso va bene così. Sì, è andata. Va benissimo. È andata. Come mi ha dato in mano il pomodoro. Il cetriolo. Il cetriolo, lo scaviamo. Cetriolo. Scaviamo così. Sì. Ok, basta avere anche le... Ma io ho preso un coltellino più... Ah, ok, gli utensili giusti. Andiamo a di conseguenza ad arrotolarlo. Lo giriamo. Semplice. Tutto così. Ma dopo voglio vedere te, Daniele. Così? Sì, più stretto perché sennò non entra qui. Aspetta. Ripartiamo. Sbagliando si impara. Scusami. Certo, quanto ci hai messo? Quanto hai impiegato a diventare così brava? Tanto. Ci ha dedicato tanto tempo, poi non lo racconta. Allora, fallo te. La Rosellina non mi riesce e passiamo alla prossima cosa. Vabbè, anche se si rompe a pezzettini lo puoi mi fare anche. Va bene così, anche una Rosellina mini, vero? Più o meno. Mi fa l'immaginazione. Basta partire stretto da qui. Ecco, il segreto è quello. A partire stretto da qui. E poi sono guanti che l'aiutano. Lo stavo per dire. I guanti, vero? Perché non scivola con i guanti. Il segreto sono i guanti. Eccola qui. Benissimo. Perfetta. Bellissima. Detto questo, ripetiamo dove vi trovate. Appoggi Bonsi. Sono in ingrosso, aperti dal lunedì al venerdì, 8.30, 13.30. Bravissima. Ricordo tutto. Fate i mercati. Dal martedì al sabato. Ok. Sul territorio della Valdelsa, bravissima. E possono trovare tutto comunque sul nostro sito sarifrutta.it, tutte le nostre posizioni. E ricordiamoci sempre che mangiare in sicurezza con conservizi è sempre una certezza, sempre e comunque. Grazie per essere stati con noi, grazie a Daniele e grazie a Gabriella. Grazie a voi per l'invito. E ancora buona festa della donna. Grazie a te, Gabriella, e a tutte le donne in ascolto, a tutte le nostre tadaiste.